Oggi siamo qui per presentare il libro di Benedetta, che come voi sapete è mia figlia ed è il quinto libro che scrive. Lei si è laureata prestissimo a 23 anni in scienze della comunicazione con 110 e lode, un bel percorso di eccellenza. Lei ha vergogna quando gli dico questo, però è giusto che va presentato, no? Un ospite, quindi capisco che sono la madre, ma se il compito è questo lo devo fare. Il libro di oggi è dedicato al futuro e bellezza, insomma, perché è una frase che si dice, no? E quindi lei l'ha riportato nel libro per raccontare il mondo del lavoro. Il mondo del lavoro, che è un mondo particolare, adesso è in cambiamento costante. Come voi sapete, c'è la grande difficoltà dei giovani. Noi siamo una provincia con il 4,5 in più di disoccupazione rispetto alle altre province della stessa Sicilia, e l'Italia non sta messa per niente bene. E quindi il lavoro è fondamentale, capire anche che cosa chiede il mercato, perché molto spesso si studia ma non si studia quello che il mercato chiede. Ora io lascio completamente la parola a Benedetta, non sarà un'intervista di domande e risposte. Prego. Ah sì, sì 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 sì, lascerò completamente la parola a Benedetta, così lei può raccontare e parlare del suo libro in piena libertà. Prima vuole dire qualcosa il nostro carissimo ministro Totò Cardinale. Solo per scusarmi, perché io avrei dovuto in qualche modo intervistare, di solito è al contrario, chi scrive intervista il politico e parla, come dire, il linguaggio che meglio viene compreso dagli ascoltatori. Io avrei dovuto in qualche modo intervenire e parlare con Benedetta di questo libro, il cui titolo affascina, lo leggerò. Questo significa che non l'ho ancora letto e quindi non potevo assolutamente fare la figura di fronte ad un'intellettuale molto brava, ricercatrice. Ho dato già un'occhiata, di, come dire, un improvvisatore. Io non amo molto improvvisare, e poi preferisco scendere dentro i fatti che vengono raccontati. Mi pare di capire che qui il tema sia quello della condizione dei giovani rispetto al lavoro, un tema straordinariamente attuale, drammatico, che porta la politica, o dovrebbe portare la politica, a fare delle serie di riflessioni. La prima è data dal fatto che ciascuno di noi è cresciuto dentro una famiglia che era diversa da quella che si vive oggi. Il nucleo familiare era più unito e viveva una condizione diversa. La famiglia era il tessuto connettivo della società. Oggi purtroppo, dobbiamo dire, purtroppo noi, i giovani magari la pensano diversamente, non è così. E però noi siamo cresciuti con il cuore gonfio di speranza, anzi di certezza, la stessa certezza che avevano i nostri genitori. Mio figlio avrà un avvenire migliore di quello che ho avuto io. Era così, e lungo questa direttrice di marcia ci si muoveva. Gli studi, che erano meno accessibili, perlomeno parlo della mia generazione, di quanto non siano ora, bisognava andare a studiare fuori, fare sacrifici, la famiglia doveva, se poteva, perché c'erano le famiglie che non potevano, e quindi c'erano talenti che venivano mortificati dalla mancanza delle risorse finanziarie, comunque si facevano tanti sacrifici e si arrivava al domani. C'era difficoltà a trovare un posto di lavoro anche in tempi remoti, però col passare del tempo il posto arrivava, era un posto fisso, un posto stabile, che assicurava in qualche modo una condizione di benessere. Quelle erano famiglie che stavano bene, erano famiglie considerate benestanti. Uno che aveva un posto fisso, magari alla regione, al comune, in una banca, che erano quelle più ambite e più ricercate, apparteneva, diciamo, ad una classe medio-alta quasi, o comunque al ceto medio. Oggi purtroppo non è così. Non è così
per la speranza che non si può più coltivare come prima. Ci sono poche certezze. C'è financo la certezza che se non ci mettiamo mano sarà difficile per questi giovani che incominciano a lavorare arrivare alla pensione, perché non ci saranno più fondi per le pensioni. Quindi questo è il primo problema serio, vero, che va attenzionato e considerato. La seconda, purtroppo quella più stringente, è che magari uno potesse lavorare e poi magari sperare di poter avere la pensione che non è garantita e assicurata dalle casse, dalle previdenze, perché a volte si arriva a 40 anni in una condizione di precarietà assoluta e, come dire, anche la speranza diviene difficile coltivarla. La terza e ultima considerazione che voglio fare, se non divento presuntuoso, parlo di un libro che non ho letto come se l'avessi letto, però credo che questo possa essere il contenuto, ho visto anche qualche intervista importante, il contenuto di questo libro. Come tentare di superare tutto questo? Cioè, dobbiamo rassegnarci, dobbiamo disperarci, dobbiamo levarci mano, come si dice, dalle nostre parti, o possiamo incominciare a lavorare? Noi dobbiamo lavorare, ci stiamo impegnando, e qui c'è il tema che, come dire, ha introdotto mamma, quello dell'impegno in politica, della responsabilità, quello che appartiene a chi riceve un mandato, che è un mandato importante, che molte volte viene eluso, anche per effetto di una visione nuova, distorta, del rapporto tra il politico e il cittadino. Anche a causa dei sistemi elettorali che molte volte, come dire, non misurano la capacità dell'eletto con il consenso degli elettori, perché spesse volte, anzi, per alcune responsabilità si viene prelevati, mettete giù, non ti preoccupare che ci penso io, cioè sostanzialmente sei il primo e così sarai eletto. Questo ha in qualche modo disabituato il politico a stare in mezzo alla gente, a percepirne i bisogni, a raccontarli nelle aule in cui si svolge il proprio mandato. Io credo che, ecco, anche lo sforzo che stiamo facendo come Sicilia Futura, con i candidati, con Patrizia, con altri candidati, sia proprio questo. E lo dico, come dire, dall'alto della mia età. Io ho fatto il ministro tanto tempo fa, vi ringrazio ancora, ricordate quel tempo e quel periodo. Io per tutti sono Totò più che il ministro ormai, e così mi piace essere, così mi piace essere chiamato. Allora, questo sforzo di uno che, come dire, ha superato da tempo l'età dell'impegno e dovrebbe essere in una condizione di quiete, con una pensione che per la verità io ho e mi considero fortunato. Perché c'è? Perché ci stiamo impegnando? Perché ci sono momenti in un paese, quando il paese attraversa difficoltà come quelle che noi stiamo attraversando, in cui si fa, come dire, una chiamata ai generali della riserva, cioè a quelli che dovrebbero stare nella riserva, che non dovrebbero avere assolutamente, come dire, incarichi di responsabilità attiva, ma dovrebbero stare lì a consigliare. Invece, purtroppo, proprio perché viene a mancare la politica e i politici, chi come me ha avuto responsabilità, ha avuto, come dire, anche riconoscimenti che sono andati al di là delle aspettative, delle speranze, perché uno parte, ma io non avrei mai sperato, per le condizioni poi che abbiamo vissuto, anche i travagli in questo paese, di ottenere quei riconoscimenti. Allora viene il momento della responsabilità e dell'impegno. Stamattina ricordavo De Gasperi, io vengo dalla cultura cattolica, dell'impegno dei cattolici democratici in politica,
ci sono tempi in cui ciascuno deve fare il proprio dovere, costi quel che costi. Io lo sto facendo e lo faccio come spingendo anche altri, amiche ed amici, ad un impegno che può sembrare a volte fuori di luogo. Patrizia ha accettato questo impegno e questa responsabilità. Io non devo dire qui votatela, perché sicuramente la voterete, magari se potete datele una mano, così come non devo dire comprate il libro, perché sicuramente lo avrete, leggetelo con attenzione e poi magari ci rivediamo in altra sede e in un orario e in un giorno che sia più propizio, perché avevo detto subito a mamma, io che sono uno che c'ha naso e grande esperienza, guarda che la domenica e il sabato sono i giorni che un politico consumato come me e per giunta alle 3:30 non sceglierebbe mai per fare una cosa di questo genere. Però vedo che ci sono tante amiche e tanti amici, secondo me, ecco, vanno ringraziati perché hanno fatto questo sforzo e questo sacrificio. Quindi un in bocca al lupo a Patrizia perché possa avere il giusto riconoscimento, e a te voglio, come dire, augurare di continuare lungo questo cammino, cara Benedetta, perché poi conosco mamma e so che, insomma, buon sangue non mente. Buon lavoro e tanti auguri. Dunque, inizio proprio da questa suggestione data dai luoghi e gli orari, che poi sono in realtà quasi il filo conduttore dei miei 5 libri, perché sono due variabili, a parte che sono le variabili classiche di ogni coordinata tempo e spazio, ma ritorna anche nel modo di concepire le città, nel modo di concepire la partecipazione pubblica, nel modo di concepire anche l'attivismo, specie delle nuove generazioni, non solo, perché comunque sappiamo che nel passato le altre generazioni vivevano di più, si sa, le piazze, i cinema. Quindi l'idea di scegliere, in realtà l'orario del giorno è dato dal fatto che mi trovo qui fisicamente per motivi diversi, come appunto un matrimonio, ero testimone della sposa, quindi mi ha portato una ragione tra virgolette privata, e cercare di vivere a tempo pieno le bellezze. Quindi questa mattina sono andata a fare l'equitazione alla Spagnola, una delle zone più belle della città e probabilmente della provincia, quindi cercando di sperimentare dove si innova con fatica, dove si cerca di portare anche imprenditoria e dove si cerca di valorizzare il territorio. Dall'altra parte mi piaceva, anziché incontrarvi con appunto amici, eventuali lettori, conoscenti, compagni di liceo, anziché incontrarvi magari a casa dove si è abituati a incontrarsi la domenica, mi piaceva lanciare fisicamente il messaggio del libro, cioè l'idea che i luoghi pubblici, i luoghi comuni, il bene comune si fa anche vivendo gli spazi pubblici, lì dove magari può passare, arrivare anche chi non ti aspetti, senza invito. Questa è l'idea che mi piace. Il fatto che un luogo, quindi qui in questo caso è privato, nel senso che comunque ringraziamo il proprietario, il gestore, quindi Filippo, di aver messo a disposizione una sala dove magari ci si viene per passare il tempo libero. Questa idea che il tempo libero poi non sia così diverso dal tempo pubblico, dal tempo privato perché ci si incontra con gli affetti, non sia così diverso nemmeno dall'impegno invece, mi piace. Cioè il libro in fondo è un tentativo di accorciare tante distanze, le distanze generazionali da una parte, quindi abbiamo per esempio i millennials, gli studenti che per le prime volte, diciamo da 2 anni, fanno l'alternanza scuola-lavoro, e dall'altra parte invece personaggi che per motivi anagrafici o storici, diciamo così, personali, hanno da raccontarci la loro esperienza. Quindi abbiamo appunto ex ministri come la Elsa Fornero a proposito di pensioni, che perché ci permette di capire certe razio, certi conflitti ancora vivi su appunto la gestione sia del lavoro sia poi del futuro e di come si può concepire delle casse previdenziali, specie quando entra a tutti gli effetti un nuovo tema mai vissuto con questa intensità come nel passato, come quello del lavoro autonomo, le partite IVA, la gestione separata che rappresenta un incubo per i liberi professionisti di oggi, quelli che non hanno sempre scelto di esserlo, seppur ne beneficiano dal punto di vista come stile di vita, cioè apprezzano in fondo la gestione del lavoro in modo autonomo, senza la rigidità che pur sta comunque
cambiando nel mondo del lavoro, quella da cartellino fisso, da cartellino da timbrare, da posto. Questa è un'altra, così possiamo dire, visuale con cui guardare il cambiamento in Italia e soprattutto poi all'estero, perché sappiamo che su molte cose purtroppo non siamo i primi ad iniziare, e quindi se soprattutto al nord si iniziano a vivere i co-working, questi luoghi dove con formule tra l'altro inglesi, quindi quando iniziano a mancarci le parole per dirle le cose, significa che già siamo un passo troppo indietro, quindi spero di poterci riappropriare anche dei vocaboli per spiegarle le trasformazioni in atto nel nostro paese. Però insomma, questi luoghi dove si lavora in comune, proprio perché magari appunto sei un libero professionista e ammortizzi anche le spese nel condividere scrivanie, prese, stampanti, angoli cottura anziché prendere appunto un tuo ufficio, che però fa nascere qualcosa in più, non è soltanto un costo ma che diciamo riduci, ma è anche un modo per incontrare un collega, un'altra diciamo così intelligenza con cui poter provare a fare anche impresa, a fare collaborazioni. Questo insomma è un po' il pezzo del libro che mi piace raccontare con voi, quindi abbiamo visto i luoghi, i tempi sono quelli che portano anche a incontrarsi, perché altrimenti poi per esempio arriviamo all'intervista di Bauman, tra l'altro proprio dello scorso anno al Festival delle Generazioni, una delle ultimissime che ha rilasciato, visto che da 91enne appunto è morto pochi mesi dopo, quindi noi sapevamo che stavamo in quel momento intervistando il sociologo della società liquida, ma era un pezzo di quel Novecento a cui ci stavamo aggrappando per l'intensità dei messaggi che lanciava, soprattutto raccontando quello che stava accadendo a noi, cioè dove tutto diventava liquido, le relazioni umane, un po' anche le comunicazioni, i posti di lavoro, tutto quello che pensiamo in fondo ha meno solidità, se per liquido intendiamo appunto il contrario di solido, certo, quando si parlava appunto delle certezze che venivano meno, della speranza a volte che, diciamo così, lì dove la speranza è accompagnata da un'immagine del passato, cadono tutte, crollano, cioè non c'è nessun messaggio del passato che sembra sopravvivere. Tutt'al più ne sono nate altre di speranze, perché comunque non possiamo negare che internet è comunque una speranza nuova, l'ha creata, l'ha portata. Certo, la porta di più in contesti come la California, dove lì inventano, creano, diciamo così, diventano miliardari. Ovvio che quello, sapere che qui siamo soltanto utenti di internet, ci rende la vita meno facile. Ovvio che se fossimo appunto più competitivi, immaginate, nel libro parliamo per esempio del caso Olivetti, se fossimo stati più lungimiranti e avessimo puntato più su industrie legate alla conoscenza, industrie legate anche a un modo di intendere il lavoro particolarmente diverso, abbiamo puntato magari sul modello Fiat, avremmo fatto bene, e lì c'era una questione di numeri, cioè dal punto di vista quantitativo sembrava una risposta più sicura puntare sulla vettura, però quanto ha condizionato poi il paese con infrastrutture che diciamo così per anni interi hanno visto spostare dei capitali, quindi i treni, tanto per citarne una che appunto è una, soprattutto in Sicilia, un anello particolarmente sensibile, visto che sembra il simbolo del passato, quando invece appunto in Italia, in Germania, ma potrei dire in Giappone, sono invece simbolo di velocità, di paese che va avanti, anche quando parlano invece di un modello americano che inizia a tramontare. Uno degli esempi che si fa, anche per spiegare le elezioni di uno strano presidente come quello attuale, Trump, in un'intervista che per esempio ho fatto qualche diciamo mese prima delle elezioni, si diceva appunto che avrebbero votato prima Sanders al posto della Clinton, e poi gli stessi elettori che votavano Sanders, quindi democratico, avrebbero votato il repubblicano outsider, perché comunque un repubblicano strano come Trump, lo faceva perché avevano visto indebolirsi il ceto medio, quel ceto medio di cui parlavamo prima, che da noi era rappresentato tendenzialmente in certe caratteristiche che abbiamo sentito anche poco fa, un ceto medio per certi versi simile, per altri diverso da quello americano, però comunque il venir meno di un ceto medio, e quindi aumentano le divergenze, le disuguaglianze, perché
tanto più ricchi e tanto più poveri, senza vie di mezzo che creano congiunzione. Questi, insomma, sono alcuni stimoli che mi sento di darvi per far capire come in fondo tutto è abbastanza correlato, anche quando si vede la debolezza dell'Unione Europea, in fondo forse l'Unione Europea e l'America sono un po' troppo simili per essere due continenti, forse adesso le dinamiche si giocano contro, per esempio, Oriente, Occidente, sempre che poi sia giusto parlare di rivalità, di essere contro o essere a favore, però in una dinamica, se oggi si facesse, diciamo così, si spartissero il mondo, probabilmente noi saremmo sotto la guida americana. Trump tanto non ci vuole, quindi possiamo stare tranquilli, lui pensa prima all'America. E noi non abbiamo qualcuno che pensi prima all'Europa, quindi questo è un altro problema. Mi ricorda una frase del film quando diceva, visto che siamo in un cinema, mi piace anche fare qualche citazione cinematografica, quel film che di Piff dove si giocava su l'Europa, la Sicilia, era un politico siciliano, giocava sempre su dove, insomma, l'Europa ha bisogno della Sicilia, la Sicilia ha bisogno dell'Europa. Era una frase che, insomma, nel film faceva ridere, faceva un po' così sorridere, però, insomma, per dire che sono dei temi che in fondo ritornano da anni e anni, sono passati tanti governi, si sono sciolti tanti partiti, se ne sono formati tantissimi altri, addirittura abbiamo un Parlamento dove il partito più longevo è il partito da allora di Bossi, immaginate, la Lega Nord è il partito più longevo nel Parlamento. Stiamo quindi vivendo, a proposito di società liquida, qualcosa che non era mai successo nel passato, un passato dove tu consegnavi alla generazione successiva in fondo la stessa eredità, il corredo, per mantenere la metafora del matrimonio, consegnavi questo corredo generazione per generazione e rimaneva grosso modo uguale, avevi la certezza che andavi nella stessa scuola, facevi gli stessi studi. Adesso abbiamo un proliferare di indirizzi, di materie, e sono aumentati i saperi, magari lì si parlava di sapere al singolare, adesso si parla di culture sempre al plurale, si parla di lingue da imparare sempre al plurale, lì magari erano tempi in cui al massimo studiavi il francese come lingua così internazionale, mentre adesso appunto abbiamo l'inglese, il francese, l'arabo, il cinese, tante altre, insomma, rotte ci portano in giro per il mondo. Quindi in un momento in cui abbiamo queste poche certezze da una parte, dall'altra abbiamo anche un po' più di effervescenza, si vola più facilmente, sempre che non inizi la meteora delle compagnie low cost, dopo il caso che abbiamo visto di Alitalia con lo sciopero dei piloti, che comunque è stato uno degli scioperi più rumorosi, soprattutto in un territorio che poi ha difficoltà a prendere altri mezzi per volare altrove, quindi qui magari si sta anche sentendo in prospettiva dei prossimi mesi con gli annunci di alcuni voli che rimangono a terra, eccetera. Però insomma c'è stato un momento anche un po' felice per le nuove generazioni, quando si chiede perché non è scoppiato il caos che sarebbe dovuto scoppiare, cioè con tutte le ingiustizie anche sociali, cioè appunto prospettiva pensionistica che rischia di saltare, lavoro che rischia di essere trovato troppo tardi, casa che rischia di non essere più di proprietà come era l'Italia, è ancora una delle nazioni con il maggior numero di case di proprietà. Adesso sta cambiando appunto tutta questa prospettiva. Perché non è scoppiato? Diciamo questa bolla, perché non è esplosa? Come mai non ci sono in piazza comunque come ci sono stati nel 68 per altri motivi? Perché nel 68 appunto c'era un contrasto, il contrasto porta in piazza. Adesso in fondo i rapporti anche familiari, eccetera, tutto sommato sono così, attenuano. Sappiamo che la famiglia fa da welfare, fa da terza gamba. Quindi insomma manca l'elemento esplosivo. Dall'altra parte quindi in fondo sono un po' più ottimista, penso che una speranza anche le nuove generazioni, e poi è giusto che ce l'abbiano, ce l'hanno, pensano di poter al limite reinvestire su altro. Se non abbiamo il petrolio, investiremo forse prima o poi sulle energie, insomma, alternative. C'è questa idea di potercela fare, soprattutto quando l'economia cambia e quindi si parla di un'economia dove le aziende cercano di stare più attente al consumatore da questo punto di vista, che può essere l'aspetto valoriale, l'aspetto appunto di cosa consumano. Immaginate adesso grandi aziende, anche un po' nel libro se ne parla, che cercano di riposizionarsi, magari sono anche leader nel mercato,
e quindi non avrebbero neanche tanto bisogno di dover competere con questo, però in fondo si sta creando una nuova domanda più sensibile. Cioè i tempi di crisi hanno portato un po' a rivedere, soprattutto le nuove generazioni, certi valori, e quindi per esempio alla proprietà privata si inizia a scegliere la condivisione. Dicevamo, c'è un caso per esempio a Milano molto interessante di un'intervista, tra l'altro me l'ha suggerita una ragazza di Marsala che aveva studiato a Milano, è ritornata così per salutare, per fare alcuni lavori da freelance eccetera, e quindi sapendo i temi che tratto in genere io nei miei articoli, mi ha suggerito appunto di far fare questa intervista, dove ho mandato i miei ragazzi in alternanza a scuola lavoro, perché noi accogliamo non stop in continuazione, diciamo tutto l'anno, gli studenti delle scuole per cercare appunto di aiutarli a orientarli nel momento difficile dell'alternanza, dove le scuole non avevano ancora le reti per poter fare questo tipo di alleanze con i territori, con le aziende. E allora ho mandato questa classe, diciamo questo gruppo di studenti, a fare l'intervista doppia a due proprietari dello stesso locale fisico dove si svolgevano in realtà ben due attività. Immaginate, cioè in pratica due insegne, come se questo cinema in un orario fosse una cosa e in un altro orario fosse un'altra. Questo significa che voi ogni volta che passate in un posto potreste pensare che lì potrebbe nascere la vostra attività. Quando si dice che per esempio non c'è la possibilità di costruire, in realtà potresti appunto riutilizzare lo stesso spazio, soprattutto perché se gli orari non coincidono ci sono tante ore di sottoutilizzo di un luogo, e questo varrebbe per i luoghi pubblici a non finire. I luoghi pubblici che hanno visto sempre nel sindacato un nemico, infatti questa attività e questo libro nasce in realtà in una casa editrice storica del sindacato, della CISL, dove quindi il tema del lavoro e punzecchiare anche il sindacato è bello farlo anche dal di dentro, perché significa cambiarli, trasformarli, che è quello che poi serve in tutte le istituzioni, e quindi cercare di far capire quante volte, magari anche in modo così errato, perché poi il sindacato se ne parla come se fosse un soggetto unico, poi è multiplo, e quante volte però ha sembrato un rivale, lo è sembrato anche quando per esempio fa chiudere troppo presto musei, teatri, lo stesso lavoro dei dipendenti pubblici, immaginate per rifare una carta d'identità e dici devi tornare domani e devi tornare sempre negli orari in cui tu lavori, e quindi non capisci mai qual è l'orario in cui tu dovresti andare se tutte le cose coincidono quando lavori tu. Queste insomma sono domande che in un mercato del lavoro come oggi bisogna assolutamente risolvere, perché se da una parte non sappiamo dove mettere a lavorare tante nuove forze di lavoro, dall'altra abbiamo un sacco di servizi che non vengono dati, sarebbe anche facile fare da ponte a domanda e offerta in questa ottica, specie poi nell'industria culturale, che appunto ha rappresentato una debolezza, perché sarebbe una delle bellezze italiane e poi in realtà è una di quelle che prima di altre insomma chiude i battenti. Si è parlato spesso di monumenti, lo stesso Colosseo, altri che insomma verrebbero vissuti con più intensità dai turisti, e invece insomma trovano i cancelli prima del normale. Lo fa anche la Grecia anche più dell'Italia, però vogliamo ridurci come pochi anni fa era successo in Grecia, anche lì il tempio chiudeva alle 3:30 del pomeriggio, cioè territori dove hanno il sole, dove si sta benissimo probabilmente fino a sera, come l'Italia e la Grecia, che invece proprio perché hanno dipendenti pubblici alle 3:30 chiudevano battenti. Questa insomma è una provocazione che vale anche per la politica, cioè cercare di capire che si può pensare per esempio a società che non, insomma, che abbiano una regia pubblica ma poi acquisiscano capitali anche privati, si fa a volte per ristrutturare eccetera, però se questo invece si fa per incanalare una risposta occupazionale potrebbe essere interessante. Quindi il libro certamente si affianca a quelli degli altri anni, quindi per chi aveva letto i precedenti è quasi un prosieguo. La differenza principale rispetto a quelle degli altri appunto sono le 15 interviste ai cosiddetti big dell'economia, della cultura e del sociale, e quindi cerchiamo di investigare anche quegli ambiti e quei poteri cosiddetti forti che in genere però non si conoscono, perché molti si svolgono per esempio al nord. Immaginate una potenza come può essere la Fondazione Cariplo, dove al nord finanzia tantissimo, finanzia attività che quindi poi creano anche una, vista dal sud, creano anche una insana concorrenza, perché ovviamente viene anche un po', no? Un po' dopata, perché già in fondo lì i capitali ci sono.
viene anche dopata da questo tipo di attività, quindi meglio conoscerle anche per sapere poi a chi rivolgersi, chi magari bandi a cui partecipare, perché comunque in realtà ce ne sono anche aperti, pensati alcuni anche proprio per il sud. E lì per esempio quindi intervistare uno storico presidente, perché credo che sia lì da sempre, come Guzzetti, è comunque uno stimolo interessante perché dà la sua visione. Così come un altro storico presidente che sta lì da sempre è quello del presidente del commercio, quindi Sangalli, anche lì passato per certi versi dalla politica e poi ritornato appunto a rappresentare così diciamo quell'ambito. Anche lì può essere interessante conoscerli, perché se sono i cosiddetti poteri da una parte, perché poi tolta quelli che si conoscono alla fine quali sono i poteri, quelli espliciti, ognuno vede il suo pezzo e spesso magari in Sicilia l'unico potere forte, tolto quello dell'innominabile fantasmagorica, no? Che ne so, la cosiddetta mafia, tolto quello che si conosce, tolto quello della politica che si conosce, poi quali sono i poteri forti visti dall'Italia, dalla Sicilia? Cioè in effetti se vengono meno, c'è tra l'altro un libro per adesso proprio in libreria oltre al mio, quello di De Bortoli, che giocava proprio sui poteri forti, non come penalizzazione di chi diciamo così mette il dito contro, in realtà è uno di quelli che li rimpiange, perché appunto vedendoli dalla sua bella tranquilla e serena Milano, i salotti buoni e i poteri forti erano una cosa utile, perché magari gli avanzava qualche soldo in modo lecito e lo mettevano in pubblicità, in investimenti, in case per riposo, per anziani, per adesso per esempio un problema grosso è quello dei non autosufficienti. Quindi ovvio che quei poteri forti che gestiscono tanti soldi e che aprono la fondazione, che quindi gli avanza un tot, una volta anche le banche lo facevano, anche se ultimamente rappresenta, insomma, sono venuti un po' di pettini, un po' di nodi al pettine, però insomma rappresentano risorse fresche che entrano in un circuito vitale che poi favorisce tante altre cose. Quindi mi piacerebbe restituire questa sensazione che stando fuori ho avuto anche per esempio ai miei amici di Marsala, dove comunque ho studiato, dove ho mosso i primi passi, e io non mi ponevo assolutamente queste prospettive, cioè non immaginavo assolutamente che ci potessero essere tutti questi, quando si parlava dei bottoni, tutte queste stanze, cioè non sapevo che ci fossero così tante stanze con i bottoni. Certo, è vero anche che stanno tramontando, perché come abbiamo visto sta cambiando un po' il paradigma, si stanno spostando fuori verso l'Europa e verso altri organismi internazionali, quindi è vero anche che l'Italia li sta perdendo, ecco perché forse li stiamo anche scoprendo, perché si stanno estinguendo, stanno diventando dei grandi dinosauri e quindi si sta anche scoprendo un po' che giochi hanno fatto, che potere decisionale hanno avuto nel nostro paese, che incidenza e anche un po' che colpe, perché abbiamo visto che insomma anche scegliere, determinare la rotta che il paese deve avere è una grande responsabilità, e si spera che sia sempre fatta insomma pensando al meglio, al bene, però può anche essere fatto un errore in buona fede solo perché non si è lungimiranti. Certo è che se non si ha la capacità di fare confronti costanti con l'estero si ha il pericolo di fare il cosiddetto si è sempre fatto così, e oggi come oggi da una parte a noi serve anche ridare questo senso di trasmissione sia del sapere, sia di questa eredità culturale, perché altrimenti ci siamo ritrovati da una parte anche un vuoto, cioè generazioni a cui non è stato più consegnato niente. Quelli del 68 si ribellavano perché veniva dato per certo tutto quello che dovevano fare, era un bagaglio bello pronto e dovevi soltanto appunto rimanere lì in banca i 40 anni per arrivare alla pensione, tutti gli step erano scanditi perfettamente, l'anno in cui ti dovevi sposare all'incirca poteva variare di 3 anni, il numero di figli all'incirca, la casa era già certa dove avresti vissuto, tutto era perfettamente certo, la città non ne parliamo perché magari era quella dove appunto avevi iniziato a lavorare, tendenzialmente rimanevi in quella, quindi a un certo punto di benessere è scoppiato il problema, ovvero perché io devo vivere una vita decisa da altri. Noi oggi ci troviamo in un momento in cui invece abbiamo visto che appunto sono saltati invece tutti questi elementi di certezza, dall'altra parte però
chi dovrebbe trasmettere perlomeno quel pezzo invece di esperienza, di valori, eccetera, o viene contrastato perché magari va al potere qualcuno che si sente, diciamo così, che riesce ad affermarsi soltanto rinnegando tutti i valori dell'altro. E manca a noi quindi il pezzo di collegamento, i famosi ponti. Cioè mancano davvero, perché poi si arriva a sentire generazioni che ammettono di non aver mai avuto mai maestri. Anche per esempio nell'università si è sempre parlato i famosi baroni, eccetera, eccetera. Adesso persino i baroni sono di serie Z, cioè mancano comunque figure di spicco. E non va bene neanche questo. Cioè è vero che si deve lasciare la libertà di determinare, eccetera, però una comunità si basa su delle, diciamo, delle cose in comune. Quindi queste cose in comune è compito di tutti ridarli. Vi ripeto, col fatto che i partiti si sono sciolti, per lo più quelli che conoscevamo, si sono spezzettati, eccetera, quindi non ci sono più, diciamo, quei valori tipici, quelle ideologie, nel bene e nel male. E quindi quel pezzo, per esempio, è mancato nella trasmissione alle nuove generazioni. Quelle bandiere, quelle canzoni di appartenenza che per generazioni intere avevano comunque fatto sentire più vicini, più una stessa cosa, un gruppo. Perché poi alla fine un gruppo come fa a sentirsi tale? Rischiamo che si sente tale solo sulla base dei consumi che fa. Come veste, dove mangia, cosa beve, a che ora beve, quello è un gruppo. Cioè, non so, adolescenti oppure trentenni, in base all'età, tendenzialmente il locale si riempie di un pezzo di popolazione o di altre. Rischiamo che quindi i gruppi si formino su delle cose che mai avremmo considerato però fondative. Non erano i nostri valori, non erano le nostre priorità, non erano i nostri obiettivi. Quindi insomma, da una parte va assolutamente riavvicinata la nuova generazione, diciamo, con la precedente. Per cui ho sempre piacere, e questo lo faccio anche nel libro, anche se in modo così indifferita, farli comunicare, in modo tale che chi rilegge il punto di vista dell'altro sappia intanto cosa critica, perché poi sennò si rischia, no? Diciamo così, più senior danno la colpa alle nuove generazioni di essere più superficiali, più approssimativi, di basarsi solo su no? Il cellulare, lo smartphone, internet. Dall'altra parte però hanno tutto sommato lasciato che venissero meno tanti luoghi che abbiamo detto, luoghi dei partiti, luoghi quelli che erano aperti H24, magari non per una logica commerciale, non perché sono dei centri commerciali come oggi, quando c'è poi la polemica dell'H24, viene subito associato ai grandi centri commerciali aperti la domenica e fino a mezzanotte, non so, cose di questo genere, o anche oltre in realtà, fino a oltre mezzanotte. In realtà quando si parla di luoghi, si parla di quei luoghi dove puoi andare a iniziare a fare politica, a iniziare ad avvicinarti al sindacato, avvicinarti a vivere la cultura, quindi le biblioteche, eccetera. Luoghi dove puoi andare senza che si sia organizzato un evento, senza che ci sia una rassegna, senza che ci sia un invito. Perché altrimenti finisce, come sei arrivato te ne vai. Cioè fino a quando non la senti una, tra virgolette, casa tua, è probabile che continuerai, una volta finita la serata, il pomeriggio, quel che è, te ne riandrai da dove sei venuto. Quindi insomma, questo credo che manchi oggi. Cioè, ne abbiamo tanti luoghi, soprattutto virtuali, anche perché non è colpa del virtuale. Cioè, non credo, infatti c'è Bauman che ne abbiamo parlato. Bauman per esempio sosteneva, questo appunto sociologo, che in posti dell'Europa del Nord, immaginate il buio, il freddo, la solitudine, case che distano parecchio tra di loro, dice, se non ci fosse internet queste persone rischierebbero di non avere contatti per giorni interi. Dice, quindi tutto sommato che venga, però dall'altra parte che società abbiamo creato? La società è che comunque se non ci fosse stato internet li lasciavamo così, li lasciavamo isolati, anche perché noi in quel giorno eravamo a Firenze, e dice, anche se noi uscissimo oggi nella bellissima Firenze, fatta di monumenti, fatta di tante persone, turisti e cittadini, come conosci una persona? Dove ti ci incontri? Cioè dal nulla, tu esci dalla tua casa, o peggio ancora se magari non hai una casa lì, quindi non hai tutta la rete che dicevamo, la famiglia, eccetera, eccetera, sei trasferito per una ragione, magari di lavoro, eccetera. I primi istanti, come li muovi i tuoi passi?
cioè non è che puoi andare lì e dici guarda sono appena arrivato, cioè come minimo pensi è un maniaco, è un pervertito, è un pazzo, cosa pensi se uno ti si avvicina così? Invece i luoghi, l'importanza dei luoghi sono questi, che tu intanto vai lì, vai a studiare, e all'estero esiste, perché noi, io mi accorgo quando ne parlo in Italia mi sento quasi un'immaginaria e poi dico ma esistono, mi piacerebbe farveli vedere, cioè loro vanno e studiano in biblioteche della normalità, e quando noi prendiamo voti bassi come istituzioni italiane è perché mancano, non perché non siano buoni docenti, non siano bravi, non siano in gamba, non siano i nostri saperi all'avanguardia, ma perché mancano proprio quei luoghi, i laboratori, e non soltanto scientifici, mancano le strutture, e le strutture noi ce l'avremmo, abbiamo il fior fiore di palazzi che se ce l'avessero gli altri, loro cercano di ricostruirli. Il MIT di Boston è un palazzo, secondo i nostri canoni, secondo me bruttissimo, che cerca di imitare l'architettura, quella più o meno diciamo così greca o anche romana, quindi cerca un po' di templi, un po' di colonne, brutto, però loro cercano di dare autorevolezza ai loro saperi. Quindi noi che avremmo quei luoghi fisici, poi in Sicilia non ne parliamo, quanti ne avremmo? Cioè, è proprio la patria di questi edifici, di questi templi, di questa cultura, questa archeologia. Noi li teniamo distinti, li trattiamo come beni culturali da tutelare. Non si crea mai sinergia. Poi costruiamo apposta un palazzo bruttissimo, dove ci moriranno forse i nostri, spero di no, insomma, però si è visto in Italia, è successo, sotto colonne di cemento armato, no? Noi abbiamo avuto e abbiamo ancora edifici bellissimi in piedi da millenni, però costruiamo male, al massimo ribasso, come direbbero alcuni in sala, e lo facciamo perché non capiamo che il bene pubblico è quello che conta, non conta niente, perché al futuro non importerà qual è la nostra casa, la piscina che ci siamo fatti, la pallacanestro che abbiamo scelto di fare a casa nostra anziché nello spazio pubblico, conterà quello che hai lasciato al futuro. Quando noi, guardandoci alle spalle, consideriamo grandi quelle civiltà, le consideriamo grandi perché tuttora ci hanno lasciato qualcosa, e lì fisicamente rappresenta un luogo che nel passato erano mercati, erano incontri, erano mercati, intendo quindi l'attività quella dove passavano la maggior parte del loro tempo. Questo conta, ritornare probabilmente a essere meno concentrati sul proprio privato e più concentrati sul pubblico. Questo forse credo union anche con il tema della politica che mi ha anticipato. Brava. Grazie. Brava.